Ciao mondo, oggi sono tornata con un video che pensavo sempre di fare praticamente. Poi con il video giveaway mi avete dato anche questa idea per farlo, comunque me l'avete chiesto e alcune comunque mi hanno fatto i complimenti appunto su come applico l'eyeliner, quindi volevo dirvi come lo applico io, che tipi di eyeliner ci sono, parlarvi un po' appunto in questo video dell'eyeliner in generale. Allora, prima di tutto vediamo che eyeliner ci sono in commercio. Allora, quello più semplice da utilizzare è l'eyeliner in penna, ad esempio questo qua è l'eyeliner in penna di Essence, che è molto molto semplice da utilizzare. L'unica cosa è che si secca molto facilmente, cioè dopo un po' gli eyeliner in penna non scrivono più, cioè non hanno una durata molto molto lunga, quindi è l'unica pecca di questo prodotto. Però se dovete fare pratica, io ho incominciato con questi, quindi se dovete fare pratica, questo di Essence che non costa tantissimo, potete comprarli e esercitarvi con questi, appunto. Quindi questo è secondo me il più semplice e l'adatto ai principianti. Potete prendere tutti i tipi di eyeliner in penna che volete, con la punta un po' più spessa, un po' più sottile, ce ne sono tantissimi in commercio. Altro eyeliner molto molto diffuso è l'eyeliner liquido. Io ho questo qua che è una punta abbastanza media e abbastanza medio grossa, diciamo, che è il mio preferito ed è sempre di Essence ed è il liquid eyeliner waterproof, che non si toglie neanche a morire e ha una punta in feltro bellissima, mi piace tanto perché è sottile all'inizio ma non troppo sottile come quelle appunto degli eyeliner liquidi, però con il pennellino ultra sottile che io in questo momento non ho qua da farvi vedere, ma appunto è un pennellino proprio lungo e dritto che io non sono capace ad utilizzare, anzi credo che se riuscite a utilizzare quello e fare una riga di eyeliner dritto siete i maestri dell'eyeliner. Quindi io non sono ancora arrivata a quel punto, diciamo. E quindi come eyeliner liquido ci sono vari pennellini. Io, se voi siete alle prime armi o comunque siete già passati dalla penna e non vi piace, vi consiglio questo qua perché è molto molto bello, ma ce ne sono tantissimi altri con appunto con il pennellino un po' più grande, come mi sembra che ci sia anche da Kiko. Da Deborah mi sembra che sia abbastanza grande, comunque basta che girate e li trovate. E appunto il tutorial lo farò con questo che mi piace tantissimo ed è il mio preferito. Poi un altro eyeliner è quello in gel, io ad esempio ho questo qua di Maybelline, che di solito si trovano appunto nei vasetti così e hanno il loro pennellino piccolino con questa punta proprio sottile, oppure potete utilizzare quelli angolati. E anche questo non è difficile da stendere, ma bisogna avere un po' più di manualità, dipende da come volete fare la righetta. Se utilizzate un pennello angolato abbastanza duro, sono anche abbastanza facili da stendere. Infine, appunto, c'è un mix di due prodotti che è appunto il Day Real di Benefit, che è un eyeliner in gel, però ha fatto a penna. Questo qua, se siete comunque alle prime armi, non è difficilissimo da usare perché basta saperlo dosare, cioè io giro proprio poco alla volta questo qua perché così ne perché ogni volta che girate proprio un minimo spostamento esce il prodotto e lo giro poco alla volta e lo applico più volte, no? Lo lascio magari uno strato piccolino proprio sottile che non si vede neanche, poi un po' più, un po' di più, un po' di più, un po' di più e lo applico, perché sennò veramente con questo fate un po' dei pastrocchi, insomma. Quindi questo qua lo consiglio a chi magari è già un po' più esperto comunque. E poi è una spesa non da niente, diciamo, perché comunque quello grande costa sui 25-26 euro. Quindi io ho voluto provarlo. Comunque nella mini size ho speso 10,90 euro. Detto questo, questi sono i tipi di eyeliner. Una volta scelto il vostro eyeliner, comunque se siete principianti, meno principianti, o se volete fare pratica, più nero, meno nero, waterproof, no? Scegliete quello che vi piace di più. E detto questo, bisogna guardare la forma del proprio occhio. Allora, se è piccolo, se è grande, se è tondo, se è più a mandorla. Per ogni forma di occhio c'è la sua riga di eyeliner. A 15 anni ho cominciato ad applicare l'eyeliner, quindi sono 6 anni che io applico l'eyeliner e ho appena trovato
giusto 2 mesetti fa la riga che valorizza il mio occhio e non lo rende troppo chiuso, non lo rende troppo piccolo, non lo rende troppo stanco. Quindi veramente il mio consiglio è fare pratica sulle righe. Allora, io posso dirvi che quello che ho scoperto è che se avete gli occhi piccolini, partite e fate la riga da metà occhio in poi, perché così non si chiude lo sguardo e non tende a rimpicciolirvi l'occhio. Se invece al contrario ce l'avete grande, usate tanto eyeliner, così si rimpicciolisce un po' e si ridimensiona. Se avete l'occhio più rotondo, cercate di fare l'eyeliner che vada un po' più fuori, così vi diventa più a mandorla, mentre se lo avete a mandorla, al contrario, cercate di tirarlo un po' più indentro e non troppo in fuori. Quindi ci sono tantissimi bilanciamenti che potete fare in base al vostro occhio, alla vostra forma del viso, al vostro piacimento. Quindi basta che giocate un po' con l'eyeliner e vedete quello che vi sta meglio. Le righe di eyeliner io non le faccio mai uguali, perché alla fine è il modo migliore per rendere gli occhi uguali e non magari un occhio più stanco, farlo aprire, un occhio è un po' più aperto e farlo un po' più chiudere. Quindi dovete vedere se ci sono dei difetti, che comunque gli occhi non sono mai uguali, e cercare di correggerli grazie all'eyeliner. Quindi io spero di avervi dato delle informazioni abbastanza utili e che facilitino la vostra applicazione comunque dell'eyeliner e che vi spingano a provare come si applica. Se non l'avete mai fatto, provateci, perché veramente l'eyeliner è un prodotto salvavita secondo me. Quindi adesso io vi lascio al close-up dell'applicazione dell'eyeliner. Non spaventatevi per la distanza ravvicinata. Comunque, per prima cosa, per applicare con più facilità l'eyeliner, si può fare una specie di bozza, così, una specie di bozza con la matita nera, soprattutto all'attaccatura, e magari fare un pochino la codina per aiutarci, appunto. E per fare in modo che dove c'è l'attaccatura delle ciglia non ci sia troppo distacco, con la matita nera andate sul sicuro che non c'è. Quindi l'applichiamo un po' così da metà occhio. E cerchiamo di fare la codina, appunto, saliamo e la colleghiamo così. Allora, la codina praticamente deve essere il prolungamento della linea inferiore del vostro occhio. Se seguite la linea immaginaria che va su così, è più facile fare appunto la codina abbastanza precisa. Comunque, poi dopo questa la andremo a intensificare, comunque è una bozza. Quindi, come potete vedere, basta salire così e unirlo al pezzo di qua. Poi dopo con l'eyeliner ve lo farò vedere meglio. Col metodo della matita sarà anche più facile, se la codina vi esce sbagliata, cancellarla, perché è molto più semplice cancellare una matita. Magari fatela prima di mettere l'ombretto, questa linea, poi passateci sopra con l'ombretto. È più facile cancellare una matita che comunque un eyeliner, o comunque un eyeliner waterproof. Se non si prende in tempo, se sbagliate non riuscite più a toglierlo, almeno che non vi distruccate e rifate tutto da capo. Con la matita è molto molto più semplice. Ora passiamo all'eyeliner. Io utilizzo come sempre il mio eyeliner waterproof di Essence, perché io ho trovato questo che mi va benissimo ed è il mio preferito. Io la riga la faccio sempre da metà occhio in poi e quindi parto sempre appunto dalla metà dell'occhio verso l'esterno. Magari se volete potete tirarlo, ma non troppo, perché sennò sfalsa proprio la forma dell'occhio, quindi basta che fate così. Per fare invece la codina, appunto, vi posizionate alla rima inferiore all'esterno, tirate una riga verso l'alto come se fosse il proseguo del vostro occhio. Potete decidere se farlo più da gatto, più in fuori, quello dipende dalla forma del vostro occhio e dal vostro gusto personale. Quindi fate questa riga così. E la ricongiungete con la riga sopra, quindi quando è lunga abbastanza la ricollegate così. Se
Fatela sempre più piccola di quella che volete, perché poi di sicuro se l'altro occhio non vi esce abbastanza preciso a quello, allungherete, accorcerete, quindi quello, la riga finale sarà quella con gli aggiustamenti, quindi fatela un po' meno spessa oppure meno lunga di quello che la volete. Poi vabbè, riempiamo all'interno. Mi raccomando, un consiglio che vi do è che se avete magari un eyeliner di questo genere, dovete fare i ritocchini alla fine, dovete aggiungere o mettere così, vi consiglio di scaricarlo molto, cioè proprio di farlo quasi asciutto, in modo che il colore diventi quasi un grigiolino e poi ripassarlo più volte, così siete sicure che non diventi magari un coso tutto nero che poi non vi piace, non vi va bene o vi macchiate. Se aprite per sbaglio l'occhio, quindi magari utilizzatelo molto molto scarico e poi magari ripassate più volte, così è molto molto più semplice. Quindi questa qua è la base, poi potete partire anche dall'interno dell'occhio e collegarlo alla metà e fare così, oppure potete fargli anche la linguetta in fuori e collegarla. Quindi questa un po' è la base di tutti gli eyeliner, insomma, così, e poi potete anche allungare le codine. Quindi potete sbizzarrirvi come più volete con l'eyeliner. Io un'altra cosa che faccio sempre quando metto l'eyeliner, perché non mi piace il distacco, metto sempre la matita nera all'interno della rima superiore dell'occhio. Poi come sempre abbondiamo di mascara, io sto usando l'Ultra Juice Curl Black Ultra Black. Bene, questo è il risultato. Bene, questa era l'applicazione base, una delle più basiche. Allora, io vi do un consiglio veramente spassionato ed è quello di provarci. Se non avete mai provato l'eyeliner, provateci. Se avete paura di usarlo, provateci. Se l'avete già usato e non vi è piaciuto il risultato, provateci ancora, riprovateci, provateci. Perché l'eyeliner è solo questione di pratica. Le prime volte magari può uscirvi una codina diversa, una codina orribile, una chiazza nera, ma chi se ne frega, non stanno lì a guardare il vostro eyeliner. Se è uscito male, non o lo cancellate o lo modificate. Comunque, non ve ne deve fregare se ve ne è uscito male, perché piano piano, veramente passo per passo, vi uscirà decentemente. Io, come ho detto, per trovare la mia riga ci ho messo 6 anni, ma comunque. Riuscivo anche prima a farlo abbastanza recentemente, quindi veramente dopo che avete trovato il vostro tipo di eyeliner e la vostra riga siete a posto. Quindi il video è finito. Io spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che giù nell'info box vi lascio i miei due social network, Instagram e Twitter, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione. Se vi piacciono questi generi di video dove vi parlo delle applicazioni basi, diciamo, fate un pollice in su e scrivetemi se volete altre applicazioni basiche. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi mando un bacione, ciao!